Ciao a tutti, siamo all'evento organizzato da Sapere, il sapore del sapere. Il tema di oggi è l'alimentazione corretta e i rimedi naturali. Questo evento è organizzato da RDF e ideato da Rossella De Focatis. Abbiamo con noi Pier Mario Biava, buongiorno. È medico del lavoro dell'Istituto Scientifico di Ricovero e Cura Multimedica di Milano. Il tema di oggi è l'alimentazione e il cancro. Qual è la correlazione tra queste due cose? Sì, la correlazione, come dimostrano diverse indagini epidemiologiche, è abbastanza stretta, riguarderebbe perlomeno il 30% dei tumori, nel senso che una dieta errata può favorire l'insorgenza appunto di circa il 30% delle neoplasie. Invece un'alimentazione corretta serve a prevenire i tumori, non solo a prevenire i tumori, ma a prevenire anche la progressione dei tumori. Diciamo che le diete corrette per la prevenzione sono diete soprattutto ricche di scorie, quindi di frutta e di verdura, di carni magre, pesce, pollo e così via, oligoelementi e di antiossidanti. Quindi diciamo tra le verdure, soprattutto quelle molto colorate, rosse, verdi eccetera, quindi broccoli, pomodori e così, e tra la frutta anche, insomma. Mentre le diete che invece favoriscono l'insorgenza dei tumori sono le diete povere di scorie, quindi povere di frutta e di verdura, ricche di carni soprattutto rosse, di grassi soprattutto animali, non di grassi vegetali, che invece in un certo senso servono a prevenire. Gli omega 3 contenuti nei pesci hanno un grande potere antinfiammatorio e anche servono per la prevenzione dei tumori. Mentre i grassi animali, quelli saturi, no. Quindi una dieta errata, ipercalorica anche, può favorire il cancro. Di solito dunque un'alimentazione corretta è un'alimentazione normocalorica o lievemente ipocalorica, ricca di fibre, di frutta, di verdura, carni magre e soprattutto pesce. Ecco, questa è la sintesi di quello che ci dicono le indagini epidemiologiche. Siamo quello che mangiamo, sì. Che cosa significa? Significa appunto che il nostro corpo introduce una serie di alimenti, proteine, carboidrati e grassi, che poi trasforma. Questi sono molto importanti anche, come dicevamo, per la prevenzione del cancro, perché si è visto che le cellule tumorali, secondo le ricerche ultime che vengono avanti e che sono ormai confermate in varie parti del mondo, debbono la loro malignità alla presenza di cellule staminali nel loro contesto. Cellule staminali non normali, mutate, che sono molto aggressive, che si moltiplicano con una velocità molto elevata. Queste cellule staminali però in qualche modo possono essere regolate. Ho scritto questo libro, Il cancro e la ricerca del senso perduto, per far capire appunto come le malattie tumorali oggi non hanno più molti segreti. Se noi le vediamo in questa ottica capiamo bene la loro malignità e come potrebbero essere affrontati in modo diverso rispetto al passato. In particolare queste cellule tumorali maligne, staminali, mutate, possono essere rieducate e riindirizzate verso la normalità. Per cui alla fine quello che appunto ho dimostrato e che ho descritto in questo libro è questo approccio che utilizza i fattori di differenziazione di queste cellule staminali per rinormalizzare la crescita di vari tipi di tumori umani. La dieta da questo punto di vista gioca un ruolo, perché i vari fattori della dieta di cui abbiamo parlato sono quelli che anche loro possono entrare in questo tipo di regolazione di queste cellule, favorendone appunto l'attecchimento o impedendone l'attecchimento. Quindi da questo punto di vista si capisce molto bene come il nostro organismo sia un organismo aperto, in equilibrio dinamico, e come tutto appunto entra ed esce come informazione a fare in modo che l'equilibrio alla fine venga rispettato.